Quindi, intanto un saluto alla YouTube del futuro e un saluto a Twitch ora. Boh, cioè, tutto ok, vediamo un attimino, c'è il minimo di ritardo, ma quello è classico. Ok, minchia, minchia, già mi sto cacando, già. Mi sto cacando. Allora, Silent Hill è roba importante a livello proprio di cultura videoludica, quindi è una cosa tosta. Allora, ho un attimino ritoccato qua le varie impostazioni per andare a sistemare, bilanciare il discorso più che altro legato all'audio, perché mi ero accorto l'altra volta, almeno su quella di Demon Souls, che c'era qualche momento di alto, più che altro del gioco, non tanto mio, quindi questo, ecco, ci siamo e vediamo. Allora io direi, non ci si perde. Voglio giocarci, cioè, io l'ho avuto pronto, ma non potevo giocarlo per sto discorso della live, quindi a cazzarola, ecco già. Impostazioni predefinite rappresentano al meglio la visione alla base di Silent Hill 2. Consulta le impostazioni seguenti per un controllo più preciso dell'esperienza di gioco. Nel menu impostazioni sono disponibili altre opzioni, tra cui l'accessibilità. Allora, difficoltà combattimenti, difficoltà rompicapi, preset interfaccia, maschera di James. Io direi prima run si fa tranquilla, classico. E modalità grafica predefinita anni 90. No, vabbè, direi predefinita. E sono emozionato, cazzo, perché. E ripeto, è un gioco importante, tanto. E la speranza è non tanto quella che possa superare l'originale, che è una cosa complessa, tosta, ma che ci si possa un minimo avvicinare, penso possa succedere, quindi è da scoprire. Allora, difficoltà dei combattimenti, io partirei da questo. Ricordo che puoi modificare questa opzione in seguito nel menu impostazioni, quindi in ogni caso si può andare a ritoccare. Io non so se può essere una roba intelligente quella di partire difficile. Magari mi rendo conto che mi devastano, no? Mi rompono completamente. E quindi nell'ipotesi abbassare a normale. Oppure direttamente partire normale, magari una cosa un po' più classic, più delicata e via, per quanto possa essere delicato Silent Hill. Ma sapete che cosa vi dico? Almeno per quello che è la difficoltà dei combattimenti, io direi mettiamo difficile. Facciamola tosta, se vogliamo. I rompicapi, qua giustamente dove già il mio quoziente intellettivo comincia a scendere, mi sa che le difficoltà dei rompicapi, le impostazioni della difficoltà rompicapi influenzano il contenuto del gioco e non possono essere modificate durante il gioco. Non possono essere modificate durante il gioco. C'è normale, c'è facile, c'è difficile. Allora, io direi a questo punto, per quella che è la difficoltà dei rompicapi, di mantenerci sul normale. Sì, perché mi conosco, so quanto è basso il QI, quindi eviterei. Preset interfaccia, è sempre interfaccia. Cambia le opzioni iniziali dell'interfaccia moderna. Mostra tutorial e consigli durante il gioco.
Indicatori di oggetti e interazione molto visibili, display, munizioni dinamica, nomi dei sottotitoli on, visibilità, icona, quick time event, ci sono i quick time event, on, suggerimenti, schermata di caricamento, on. Predefinita, mostra tutorial e consigli durante il gioco, cosa cambia rispetto a... Ah, discreti, off, retro praticamente tutto... Staccato quasi, ma io direi teniamoci sul predefinito, sulla base di come intesa l'originale avventura, no? Quindi va bene, teniamola così. Maschera di James, abbiamo detto, io eviterei di metterle nella prima run. Va bene, queste magari per seconde e terze partite. Modalità grafiche, direi no, manteniamo sul predefinito. E via, via. Madonna, ovviamente durante i filmati non parlerò. Quanto sei bello. Could you really be in this town? Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Ok, va bene.
Porca miseria. Va bene. Allora. E sì. Oh, cazzo, la zona morta è... Un attimo. C'era la levetta destra che impazzisce. Eccola qua. Io l'avevo un attimino abbassata prima, però... Ok. Molto meglio così. Sempre qualche problema di zona morta. Sistemo un attimo. Molto anticlimatica questa cosa, però si deve fare. Allora, a livello di lore, no? Abbiamo il povero Cristo qua, James, che riceve la lettera dalla moglie Mary, che gli dice di, insomma, di arrivare, di in qualche modo a rinvenire in quello che viene considerato il loro posto speciale. Piccolo problema, piccola particolarità. La moglie di James è morta 3 anni prima, quindi diciamo che è tutto un po' sospetto. Mi guardo tanto attorno perché cercherò di prendermela nel modo più, ovviamente, comodo e lento possibile. Voglio proprio... Deve essere un'esperienza incredibile. Ora già vedo col triangolo bevande siringa. Ok, cazzo. Che cos'è? Ok, una forma di... C'è una schivata su tutte e quattro le direzioni. Quindi avanti, indietro, destra, sinistra. Ok. Poi... Vabbè, per ora direi che non so. Ah, ok. Con l'R1 c'è il... Questa sorta di girata rapida, no? Dai vari Resident Evil anche. E siamo qui. A Silent Hill. O comunque, ancora non siamo proprio dentro Silent Hill. In questo caso. Qua. Ci si potrebbe andare. No, ok, c'è una... Si ferma, c'è questa sorta di muro invisibile, va bene, è un limite della mappa. Direi... Andiamo. Comunque l'atmosfera è... L'atmosfera c'è. L'atmosfera c'è. Touchpad. Ok, inventario. Lettera di Mary. La scrittura è sicuramente quella di Mary. Leggi. Nei miei sogni tormentati vedo quella città. Silent Hill. Mi promettesti che un giorno mi ci avresti riportato, ma non l'hai mai fatto. Harry, che cazzo ho detto Harry? James, scusate. Harry è il protagonista dell'uno, del primo Silent Hill. James, ma non l'hai mai fatto. Adesso sono lì da sola, nel nostro posto speciale, e ti aspetto. Certo che avere un posto speciale in un luogo come questo è particolare. Che figata questa cosa. Poi zoom. Ok. Capovolgi. Ok, quindi si può in qualche modo anche esaminare comunque nell'inventario l'oggetto. C'è questo. Foto di Mary, una foto di quando era ancora in salute. Poraccia. Poraccia. Vediamo. Esploriamo, andiamo. Cerchiamo di capire un po'. Targa 0000THZ. Ok. Mappa di South Vale. Punto di osservazione. Cimitero. Ranch di Silent Hill. Ok. Lago di Toluca. Quindi tutto questo dà sul lago di Toluca, appunto. E noi in questo momento siamo
al punto di osservazione. C'è un sentiero. Ok. Sempre nell'inventario. Mappe. Sì. Raffigura la periferia del distretto di Southvale. Ok. Ah, ok, c'è un tasto rapido per la mappa almeno. Quindi. Non si comincia come nell'originale, dentro al bagno effettivamente, qui c'è stato questo taglio dove fanno partire direttamente da fuori. Almeno la parte del bagno in questo è semplicemente un filmato introduttivo, ok? Questo non si può... No. Ok. Che cazzo c'è scritto? Pizz Bowl Orama, ok. E Toluca Lake. Ok. Un camioncino, furgoncino, abbandonato, quanto pare, come più o meno tutto quello che ci circonda in questo momento. Danger, ok. Un segnale di stop. Welcome un po' andato, ecco. Strada chiusa. Paleville National Park, 10 miles. Ok, Brams. Qua niente nella pattumiera, nell'immondizia, nel pattume che c'è scritto. Niente, ok, niente che ci interessi. Va bene. Io direi andiamo. Questo è un po' un modo per muoversi più velocemente, anche se c'è una forma di corsa, però al momento non è abilitata a quanto pare, ok. Vediamo. Varie lattine, che cos'è quella? No, è sempre una lattina, ok. Condizio ovunque. Ah, L1 per scattare. L1. Mi ricorda Evil Within. No, va bene. Va bene, L1 ci sta. Guarda come rimbalzano i capelli di James. Ah. Ci sono suoni occulti. Okay. Qua rialzo un attimo il volume in cuffia, così dovrebbe essere il massimo questo, ok. Arca chi è? Oh, ho detto nel momento più sbagliato possibile alzo il volume in cuffia. Stiamo molto calmi. Ok, allora io devo dire una cosa molto importante. Su Silent Hill 2. L'ho giocato troppo tempo fa. L'originale, parliamo dell'originale. Potevo avere 7-8 anni, quindi... E non penso nemmeno di averlo finito.
Grande, una mancanza, ecco, è stata. Una grande mancanza. Ok. Salva. Ah, ok. Vabbè, come. Ok. Come l'originale, il libretto per salvare. Salva. Partita attuale. Il gioco è stato salvato. Sentiero. Difficile, normale. Io so già. Ok, so già che me ne pentirò amaramente per aver messo difficile su quella che è la difficoltà dei combattimenti, ma mi piace rendermelo un pochino più complesso. Quindi dicevo, io effettivamente non l'ho finito, quindi poi diciamo che ho giocato quando avevo più o meno 7-8 anni. Non è stato nemmeno il massimo della consapevolezza, quindi vabbè. Però riconosco un luogo quando lo vedo, il cimitero. Excuse me. I'm sorry. I was just. Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But. I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No. Believe you, it's just. I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Beh, è tutto abbastanza surreale, no? Comunque, il fatto che lei si trovi in un posto come questo, da sola, in una nebbia perenne comunque, perché c'è sempre la componente nebbia su quella che è questa cittadina. E quindi. E anche lei è alla cerca in cerca di qualcuno, effettivamente, alla ricerca di qualcuno. Però possiamo ancora indagare? Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Effettivamente. It's just through the gate and down the path. You'll get there in no time. Good luck finding your the one you're looking for. Yeah, I should probably get going. Okay. Ah, quindi ok, una volta terminate le linee di dialogo, non puoi effettivamente più parlare con
con l'NPC, ok. Ma ci ha dato una chiara indicazione, il sentiero, ce n'è uno, non ti puoi sbagliare, però io direi, al solito, per questo spirito, no, da Boy Scout, di esplorare un attimino, signorina, scusi, di esplorare un attimino i dintorni di questa zona molto felice, no? Questo cimitero. Questa chiesa è un po' chiesa, va bene. Si può? No, ok. No, per un attimo ho detto magari... Si sa mai! Ma no. Porca puttana, la foglia mi ha fatto cagare addosso. Vabbè, a sti livelli, esageriamo. È arrivato in un modo un po' particolare. Il lago. E posso entrare? No, che c'è un limite. C'è anche qui una parete invisibile. Ok. Direi andiamo per quella che deve essere la strada a questo punto, no? Il sentiero. Anche perché non sembra esserci tanto tanto altro, ecco, da poter fare effettivamente, quindi via per di qua. Comunque posso dire, a livello grafico, considerando che ho messo l'impostazione legata alle la modalità prestazioni, per cercare di rendere comunque il tutto più fruibile, ci siamo. Ci sta. Ok. Suoni un po'... un po' così! Ma cazzo ragazzi, a livello atmosferico... A livello atmosferico, Silent Hill... credo sia sempre stato al di sopra di Resident Evil, a quella forma di mistero anche, no? Di stai calmo, stai calmo, stai calmo, state tamo buoni, quella forma di, no? Di mistero, di che cosa succede effettivamente e perché succede. Possiamo forse anche accelerare il passo. Però sento delle cose che non è che mi piacciono tanto, eh. Là c'è uno spaventapasseri. E qua c'è una macchina, un pick up. Si può? No. Io spero sempre che a livello sonoro il tutto stia andando per come deve. Sei là. Silent Hill Ranch, fattoria di Silent Hill. Si può? No, non sembrerebbe. Ok. Roba, no. Cerco sempre di capire se magari si può andare, no, ad interagire con quello che mi circonda. Ehi là, che cos'è?
Tra l'altro, ora che ci penso, appunto, su Silent Hill salvi, almeno, si salva con quello che è il libretto. Non so se in questo hanno implementato anche una forma di, magari, di salvataggio automatico. No, ci sto pensando più che altro in funzione del fatto che ho messo a difficile quello che è la difficoltà dei combattimenti. Quindi le figure di merda saranno tante. Ma è anche il bello della diretta, no? James, ma chi? Perché? Cioè, perché? Già, il contesto stesso, no? Ricevere la lettera dalla moglie defunta. Ma io non lo so, avrei avuto qualche riserva a riguardo, però vabbè. Altri passing. Visitors must register at main office. Ok. I visitatori si devono registrare all'ufficio principale. Questo è un silos, una sottospecie di silos. Una sottocategoria di silos. Autoservice and tires. Ok. Auto parts, parti. Ok, un meccanico. Nessun oggetto vuol dire che serve un qualcosa per aprirla, no? Oh, cazzo, non volevo premere. Ok, qua è aperto. Nessun oggetto. Beh, chiaro di così. Aia! E questa? Una nota? Vado in città per far riparare la finestra. La chiave di riserva è nel cassetto. Ok. Sappiamo dove dobbiamo cercare. Migliori pezzi di ricambio. Sì, è un meccanico comunque. Qua non si apre. Hello? Anyone in here? E di qua si entra. Ok. Calma, calma. Si stava glitchando tutto. Va bene, calma. È un po' come il nastro giallo di Resident Evil, no? Ti indica dove poter andare. Qua c'è questa forma pure di bende, di nastri, comunque, che indica l'interagibilità con l'oggetto, va bene. Ok. Armadietto. Vuoto. Cassetto. Dove trovare? Esatto. Le chiavi. Zoom. Ok, girando. Si può. Girando, ma manco tanto in realtà, perché ho girato da un lato. Ah, ok, molto lentamente, sì. Vabbè. Chiave di autoricambi superiori. Ok. Teoricamente sbloccate, infatti. Ok. Sì. Ah, ok, no, l'ho visto, c'è un salvataggio automatico. C'era un'icona in basso a destra. C'è un. Che cazzo sta succedendo? La sta poppando un attimino, vabbè. Dettagli. Piccole imperfezioni grafiche. Ok, non capisco. Va bene. Aria ristretta, solo lo staff. Ok. Può oltrepassare questo punto. Allora, nell'originale. Ok, ho capito dove ci si trova. Nell'originale questo punto rappresenta
il primo incontro. E qui si può interagire dietro. Ok. Mi ha fatto solo... In realtà mi ha fatto soltanto... Interagire, ok, quindi hanno cambiato qualcosa. Non succede quello che sarebbe dovuto succedere, va bene. Ok. Quindi succederà in una maniera diversa. Ok. Mi piace. È uno sballo. Silent Hill. Area ristretta. E sono tutte un po' aree ristrette, effettivamente, comunque normalmente inaccessibili. Ok. Una partita cambiata colonna sonora. Ok. Qua abbiamo... Questo che cos'è esattamente? Un canale? Sì, dovrebbe essere un canale. E qui... Acquicella. Posso? No? Ok. Le foglioline che continuano a cadere. Qua si deve un po' ripercorrere il sentiero, ok? La strada. Danger. Qua non si può parcheggiare, quindi... Spiace. Vabbè, sono lavori in corso più avanti, quindi non si può passare nemmeno di qua. Ok. Roadrunner. Qua. Cassetta postale. No. Qui non si può. Ok. E quindi... Io non... È di una tranquillità, James, comunque, cioè... Oh, cazzo. Cazzin. Ah, ok. Allora. Mappa del lago est di South Vale. Allora, calma. Calma, perché qua ci si perde, si fanno un pugno di stronzate. Noi siamo qua. Ok. Siamo venuti dalla Wills Road, dalla strada Wills. Ristorante Gonzales, Sanders Street, Happy Burger, Bar Neely, Caffè America, Big Jelly, appartamenti Soul Street. Ok, appartamenti Blue Creek, i vari appartamenti, Groovy Music, Big J, Caffè Texan, Ristorante Gonzales e altre strade, Lindsay Street, Wax Road, Lago di Toluca, Nathan Avenue, Parco Rosewater.
mercato grande, ma noi abbiamo un punto specifico dove doverci dirigere oppure mappa successiva? Oppure andiamo un po' a dove ci porta il cuore. Ok, qua abbiamo le varie mappe, va bene. Ok. E Sandra Street, Silent Hill, ok. È proprio. Eccoci, ecco. Cazzo, già mi sono perso. Dove sono? Teoricamente sono. Flowers. Che cos'è? Passata di pomodoro questa? Si può? È aperto. Ho già detto che a livello atmosferico è tanta roba. Documento. Allora, leggi. Signora Cassandra, oggi è venuto un cliente. Ha ordinato un bouquet misto, rosso e bianco. Ho provato a spiegargli che porta sfortuna, ma non riusciva a decidersi su un solo colore. Mi è sembrato un tipo un po' strano, si è messo a fissarmi come se non ci fossi nemmeno. Poi se n'è andato, dicendo che sarebbe tornato a prenderlo più tardi. Volevo solo fartelo sapere, dato che a quell'ora potrei aver già finito il turno. Quindi abbiamo soggetti particolari. Qua dietro non c'è scritto niente. Messaggio del negozio di fiori. Ok. Direi esploriamo il negozio di fiori a questo punto. Che cosa era stato? Qua pure qualcuno. James, e che cos'è? È la passata di pomodoro, chiaramente, no? Che fa? Quindi ora andiamo alla ricerca della passata di pomodoro? Fammi capire. Ted. Ted? 808-4242, Express and Logistics, è un corriere. Ok. Toluca Express Delivery. Ok. Allora, qui ulteriore monnezza. Ma io ora mi chiedo. Ok, quindi c'è una forma di esplorazione, non voglio dire libera, però là dietro c'è. Aspettate, aspettate, aspettate. Aspettate. Perché se io sono arrivato da qua, sì, qua c'è una strada. Oltre il fioraio, che comunque è una zona chiusa, una zona finita, quindi vale la pena esplorare. Telefoni. Sander Street. Ah, abbiamo fatto il giro, ok, da dove stavano facendo i lavori. Macchine posteggiate in modo un po' particolare. La targa? Pad 155K. Ok, si sa mai. Un altro corriere? Un altro Ted? Ok. Lì, telefono pubblico. E lo segna, e lo segna, ok. Un po' come i classici, quando una zona è inagibile, lo va a segnare, ok. Sappiamo cosa stiamo giocando. Allora io direi, mo. Di capire dove siamo effettivamente. O comunque. Ok. Questa è la Sander Street. Se io vado a sinistra è chiusa comunque come area, quindi potrebbe essere anche più
interessante da esplorare in questo caso, considerando che è un punto chiuso. Genuine Optical, ok. Ma è interagibile come discorso oppure non penso? No, non sembra. Un cerchio, no, l'ho premuto un time per ricordarmi un po' quelli che sono i comandi di gioco, perché altrimenti vado a fare cagate nei momenti meno opportuni. Allora. Ah, ok, chiuso. E chiù. Ah! Ah! T'ho visto, gioco di merda. È scomparsa la lattina davanti agli occhi. No, abbiamo questi. Fossero questi i problemi, no? Che si vanno a beccare nei videogiochi. Però, di quello che abbiamo capito, James è un vampiro perché non ha un riflesso. Ok, James è un vampiro. Si parte da questo presupposto. Direi che sta zona è bella che è infatti chiusa. La migliore scelta è la migliore vita. Ah, ok. True care, health care. Rian, un'agenzia penso assicurativa sulla vita, perché sì, dovrebbe essere. Allora, teoricamente, sono sicuro, mi ci gioco le palle al 99,9% che una delle due parti è chiusa. Io continuerei dritto per dritto. Ecco, fatti. Esattamente. E questa è chiusa. Andando proprio sul sicuro. Gonzales Mexican Restaurant. Ma che posso darlo un'occhiata? Al ristorante messicano Gonzales Closed, ma a me non frega niente. Mi devo adattare all'essere chiuso. E lo indica pure sulla mappa. Questa. Non mi ricordavo se. I vari luoghi dove poter entrare sulla mappa nell'originale venissero magari segnati pure come chiusi. Quello non lo ricordo. Qua non si può andare. Zona finta. Ok, sempre sulla Lisbon Street. Autotrack. E quindi. Cos'è questo? Cats Street. La Cat Street? Ma scusa, ma non viene segnata però? Ah, perché tu forse. Ah, no, ok. Ah, ok, dovrebbe. No, no. Che sta succedendo? Merda. Hey. Wait. Wait, cioè, non l'ha visto che cos'era, cioè. Ah, oh! Non l'ha visto! Siamo molto calmi, stiamo molto, estremamente calmi comunque, adesso. Dicevo, non l'ha visto da lontano che cos'era, e aspetta! Ancora passata! Di pomodoro. Cazzo. Cazzo Street. E sti cazzo. Allora. E già cominciano ad esserci suoni. Eila. Manteniamo le distanze. Allora, io qui potrei andare anche a destra volendo. Limite di velocità 20. Ok, la Vaxro. Okay. La Vax Road. Qua però penso sia esatto. Leggi?
Vietato entrare, area chiusa a causa di un incidente. Il mancato rispetto potrebbe causare lesioni o morte. Non capisco quando si interagisce. Non si può entrare, ok. Quando si interagisce c'è questo. Non so che cos'è questo. Non so nemmeno descriverlo perché non so cos'è. Lui semplicemente lo esamina, non. E basta, non. Ok. Si ferma lì. Un vicolo. Che credo anche dove sia andata la. Sì, perché le tracce della passata vanno lì, quindi. La seta di pomodoro si ferma là, quindi presumo. Ok. Ad esempio, no? Io dico, la psiche umana, no? Tu, oltre che ad aver visto varie tracce di passata di pomodoro, oltre che ad aver visto uno schifo da lontano, allontanarsi nella nebbia, non ti viene, tipo in mente di tornare indietro, no? Voglio dire, vabbè, si va imperterriti. Allora non ci provate, eh? Ok. Non. No, ok. James, per me ci stiamo andando ad inculare dove non dovremmo, comunque. Proprio a livello amichevole. Lo dico. Ehi la 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 la. Si sente sgracchiare. Qualcosa mi dice che devo entrare qui, no? Hello? Invece James è davvero un intelligentone comunque. Un genio! Allora. Ok. Ma tipo prendere un martellino, no? Tanto per avere una forma di. Sai com'è? A uso proprio di difesa. Per la difesa personale. Non ti dico di dover andare a. Far. Ella. Mamma mia, che schifo. Va bene. Guardati intorno per trovare oggetti contrassegnati da un drappo bianco. Sono punti di attraversamento con cui puoi interagire. Lo avevo percepito effettivamente una cosa. Grazie comunque gioco, però lo avevo inteso, ok. Quindi questi. Vediamo se questa scompare. Cazzo, non lo sapremo mai. A meno che. Non lo so. Non lo so, Rick. Ok. Mi si è teletrasportato. Ma penso che. Cioè, sia ancora in tempo, forse, per tornare indietro, no? Vabbè. Quindi infilarti. Salvataggio. Yes. Vuoto. Facciamolo nuovo.
47 minuti di gioco. Bella. Che cos'è il suono di una caffettiera? Che cos'è sta cosa? È pronto il caffè? Che cos'è sta cosa? Allora. Finestra. La porta. Sì. Allora. Ok. Le 9. I vari cassetti. Che cos'è questo? Bevanda salutare! Ma me lo dici così? Di nuovo il caffè pronto, va bene, sotto, in sottofondo, ok? E usare la bevanda salutare, che non ho motivo di usare, considerando... Madonna, le orecchie però, stiamo calmi. Le 9:10, comunque sì. Tutti gli orologi fanno 9:10? Anche questo fa 9:10 e apre rotto e fermo, perché quella dei secondi pure è completamente andata. Avrà una spiegazione di lore? Non lo so, non lo sappiamo, sti cazzi... Ok, chiusa. Ma c'è una mappa dell'interno? Non penso stia tracciando quello che succede qua dentro. Ah. Cosa vedono i miei occhi? La radio. E il fatto che stia suonando non è buono. Ecco, infatti. Merda. Ah, merda. Perché spunta col pop-up? Salta, salta, salta. Primo incontro. Che cazzo ha fatto? Ha ruttato. Stai indietro. Oh! Per attaccare e schivare. Ok. Ah, sta sboccando. Tacca. 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 Via. Sbocca. Porca merda. Mi ha distrutto. Via. Via. A rompere. I coglioni. Ma mi ha distrutto. Cioè, sto morendo? Fatemi capire. Questo... A parte che cos'era quella cosa... A parte... Io però un attimino, non sapendo né leggere né scrivere... non sapendo... Abbassare di altre due tacchette a livello audio. Poi, da capire se sarà ok come discorso. Ma... Tornando a noi... Mi devo curare? Allora... Aspetta, che qua... Qua ci sono situazioni nuove. Asse di legno, un'asse di legno riempita di chiodi. Vabbè, un'arma improvvisata. Radio, una piccola radio portatile, genera disturbi elettrici in prossimità di mostri. Medicinali, bevanda salutare, ridona vitalità fornendo nutrimento. Efficacia moderata. Ok. Potrei anche spegnere la radio, effettivamente, però... Appunti, vabbè, questi li avevamo. Southfail e la mappa, ok, ok. Quello che io mi sto chiedendo è, il nostro stato di salute in questo momento è terribile? Sapete che con questa espressione mi ricorda Picone? Ma c'è una discreta somiglianza. No, comunque, allora, e penso di dovermi curare perché non so effettivamente. Sì, è appunto. Grazie James, grazie. Anzi, aspetta, dopo questa dichiarazione
L'applauso. L'applauso. Ok. Tornando a noi, io mi curo. Sembra stare molto meglio, tant'è che gli sono scomparse magicamente perché per aver bevuto da una boccettina tutte le varie ferite che aveva addosso. Ok, molto realistico effettivamente. E quindi aspetta un attimo. Io non ho in arma. Non ho in arma, che cazzo sto dicendo? Ah, ok. La devi proprio. Ah, si attacca con l'R2 normalmente. Non l'aveva equipaggiata dopo lo scontro l'aveva tolta, però credo che di base tenendola in mano lui non la. Non è che la toglie sempre. È stato quel momento perché primo incontro di trama, c'è questa situazione. E va bene. Allora, abbiamo capito una cosa, rompono il culo è difficile. Ho percepito questa cosa. Va bene, mi piace, ci sta. Via. Schifo comunque. Questo cos'è? Siringa. Ok. Ma allora. Qualunque possa essere la situazione, no? Io non ne userei mai una di questo tipo. Cioè, per usare la sirima con quanta tranquillità? Ma almeno hai visto se, se è sterilizzata? Ma non lo sto capendo. Ma sti livelli? Ma ti devo spiegare le cose per rompere il vetro. Boom! E via. Madonna il frame rate. Madonna qua il frame rate. Qua c'è stato un calo più o meno a 20 secondi, a 20 FPS. Ok. Sto asp. Comunque, io non lo vedo. Finiamo di. Facciamola finire. Stavo dicendo, io anche dopo uno scontro come questo non lo vedo così tanto scioccato, proprio relax, no? Non è successo niente. Vabbè. Ah! Così a caso lui la tira fuori, la mazza, l'asse, la tira fuori da dove? Dal culo l'ha tirata fuori. Boh, vabbè. E andiamo. Dove sei, Mary? Ora, avendo fatto già il nostro primo incontro, è normalità il fatto che ci siano nemici e mi terrorizza questa cosa. Va bene. Vetri della macchina. Si rompe perché c'è la cura, eccola. Ah. Ok. Di bloccare, James. Qua come? Tutto ok? Sì. La grande. Qua. Ok. Aspetta. Bar Nilis. Anili, quello è il genitivo, ok. Vabbè, stavo scherzando. Close cover before. Chiudi la cazzafà, la custodia prima di. Non lo sapremo mai perché c'ha il pollicione davanti, James, ok. Controllare le informazioni nuove. Ah, ok, assegnato. Assegnato che ora ci dobbiamo dirigere al bar Nilai. Nilai, Nili, Nilai. Ok. Ed è lì che andremo. Allora, a sto punto, questo cos'è? Sì,
Se stai leggendo, vattene. Questo posto non è come sembra e a volte basta voltarsi. Basta voltarsi? Quindi se io mi giro ora c'è il demonio? Non ho capito. Ah, no. Scappa via, 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 scappa via. Ok. Ragazzi, correttezza di... ho dovuto leggere il numero di volte che era effettivamente scritto. Ok. Quindi se mi giro non c'è un cazzo. Ok. Allora. Ma sai che cosa faccio io? Io mi giro appunto per andarmene a fare in culo a questo punto. Direi no, allora. Tira fuori la mazza. Porca merda. Ma che fai, scherzi? Ma stai fuori. Stai completamente fuori. Però aspetta che qui c'è un save point. Eccolo, l'avevo visto. Salviamo. Erano 58 minuti. Ok. Allora. No, non ricominciamo con i suoni un po'. Figata che si possono rompere questi vetri. Meno figata il fatto che quello si potesse rompere, però vabbè. Non si potesse rompere, vabbè. Allora. Ma l'oscura creatura strisciante, quella là. Stop. Allora, io fermo che ho sentito. Non è che mentre calzo la mappa. Ok. Allora. Il Barnilai sarebbe esatto da questo lato. Ma se io vado da quest'altro lato, magari c'è quella merda, quindi va bene. Andy Bookstore, ok, negozio di libri. Spacca quello che puoi spaccare. Boom. No, quello non può. Abbiamo qualcosa di brutto perché sento la radio andare ed è forte, è forte. Dove? Oh, pezzo di merda. Ma James. Ehi. James. James! Ok. Non ci provare. Ancora? Ancora vivo? Guarda, posso stare qua tutta la giornata. È morto ora, veramente? No. Forse è morto. Va bene. No, c'è stato qualche problema all'inizio proprio nel beccare il nemico, va bene. Però è comunque andata. Caffè Texan. Madonna mia, sti suoni. Ma a caso c'è la porta aperta, ma nel dubbio noi si sa mai, rompiamo tutto quello che possiamo. Però stai molto calma adesso. Rompere, ok. Quindi siamo al Café Texan, ok. Cosa c'è qui dentro? La C di felicità sta per caffè. Assapora il momento. Assapora i ricordi. Che cazzo dovrebbe stare la C di felicità? Voglio dire. La C di felicità, che cosa sto dicendo? Per C di caffè, non è la C di felicità, va bene. No, vabbè, dai. Aspetta, mi sta confondendo. La C di felicità sta per. Vai a fare in culo, basta. No.
La C di felicità per caffè, la C di caffè sta per felicità. Usa. Non si apre. Perché io sono un coglione, non che non si apre. Va bene. Fermo! Via! Merda! Fermo! Non ci provare! Maledetto figlio di Maldracca! Ok. Avevo trovato la. Dovevo. Esatto, esaminare, indago. Una moneta con il logo del bar Nilai. Ok, va bene. Ci si fa qualcosa? Per capire più che altro. Madonna, quanto buio. Qua, ok, un'altra pozzetta curativa a salutare. Poi, per il resto penso sia non ci sia più nulla in zona, in realtà. Magari non colpiamo il nulla. Ah, beh, direi. Usciamo. Allora, direi. Facciamola dritta. Facciamola dritta per poi. Posso andare a sinistra? No. Ok. Però qui c'è una finestra. E sento la radio. Anche qua c'è la. Merda, merda. Sento qualcosa che. Porco schifo, che cazzo è sta merda? Oh merda. Prima che. Esatto, prima di farlo arrivare. Ok, non suona più, quindi. Credo sia andato. Credo sia morto. Ok, beh, è un po' un'indicazione la radio. Ok. Ma poi ci sono suoni che non capisco. Super forte, super pulito, lava via le macchie del passato. Deluxe. Automatic washers. Ok. Mi ha guardato male. Che è sto schifo? Ma non sembra funzionare tanto, devo dire. Non un gran prodotto, non un gran prodotto. Ah, qua. Cosa c'è qui dentro? Perché leggo. No, non riesco a leggere effettivamente. Non si capisce. Vabbè. Sti cazzi. Questa si apre? No. Allora, però, esatto, l'altro lato. Mi ha sorpreso prima lo scara schifo, lo scara merda, lo scarafaggio gigante. Allora, qua c'è un bel po' di lore. Stai calmo. Nel marzo del 1965 la città di Silent Hill fu visitata dall'Associazione di Ricerca Psichica del Maine. Dopo un'attenta analisi, un team di esperti rabdomanti? Cosa vuol dire rabdomanti? Cos'è la rabdomanzia? Rabdomanti dell'associazione giunse alla conclusione che l'area attorno all'ormai storica miniera di carbone di Wilton fosse altamente attiva. Dissero anche che speravano di poter proseguire la ricerca e l'esplorazione del burrone. Tuttavia, le loro speranze rimasero tali in quanto il posto fu dichiarato una riserva naturale dalla società storica di Silent Hill. Inoltre, il loro desiderio si scontrò con la comunità locale, la quale affermava con lo scopo della ricerca dell'associazione
che lo scopo della ricerca dell'associazione avrebbe compromesso il turismo nella zona. Secondo uno dei ricercatori, mettere in dubbio la credibilità della nostra ricerca e rifugiarsi dietro i turisti sembra una scusa per non farci vedere cosa c'è davvero là fuori. In effetti, purtroppo nessuno dei rappresentanti locali si è detto disponibile a commentare la vicenda. Nota dell'editore. Al momento della pubblicazione non esiste alcuna prova a sostegno della credibilità della radiestesia, né dell'efficacia di alcun metodo rabdoma... Che cazzo è la rabdomanzia, rabdomantico? Le opinioni espresse nell'articolo non riflettono quelle dell'autore. Ora, fermi tutti quanti. E qua io non mi levo fino a quando non ci acculturiamo un attimo. Allora, com'è che si chiama il termine rabdomantico? Quindi presumo derivi dalla, non so, rabdomanzia, rabdomanticitosi, rabdomanticità, rabdoman qualcosa? Vediamo. Google, che da questo punto di vista è la fonte massima di sapere, darà le risposte che cerchiamo. Quindi cerca, qua con i suoi tempi effettivamente. Allora. Sti cazzi, cerco direttamente qua. Allora, dove sta? Cosa vuol dire rabdomante? Chi possiede o presume di possedere l'arte di scoprire nel terreno la presenza di acqua, di metalli preziosi o di tesori nascosti, seguendo le vibrazioni di una bacchetta forcuta. Ah, ok, forcuta tenendo orizzontalmente con le mani. Tenuto orizzontalmente con le mani per due estremità. Ok, si chiamano quindi rabdomanti? Sono rabdomanti? Va bene. Io pensavo gente che usa una bacchetta che scopre cose. Va bene, dai. Va bene così. The more you know. Ok, quindi, tornando al tutto qua. Allora, quindi questo dovrebbe essere a sto punto il bookstore, infatti, che vedevamo da fuori. E quindi... Qua com'è intanto? Tutto perfetto? Tutto meraviglioso al solito. Allora, non c'è più o meno nulla qui dentro se non sti cazzo di suoni, se non l'appunto sulla rabdomanzia. Ok. Allora, e a sto punto mi sa che, esatto, tocca andare dritto. E poi a sinistra, quindi. Per forza, una certa. Per forza. Quindi sento... Aia, direi facciamo fuori questo figlio della merda. Magari non da qua, eh. Guardami! Non è vero. Muori. Via. Ok. Via. Ok. Ma oddio. Devo dire. Ancora vivo? No, ok. Ma devo dire, a livello di... Dopo aver combattuto il primo, deve avere un attimo capito come funzionasse, non... Il combattimento non... Vabbè, ci sta. Poi è ovvio, ci saranno robe anche più complesse, più toste, più infami. Però, per ora... È affrontabile. Allora, American Café. American Café. Stai molto calmo. Se sei solo. Che culo. Quindi, via. Ma perché sboccano? Aia, pezzo di merda. Questo si è preso di coraggio. Ecco qua. Cazzo, sta sboccando!
Ma come cazzo te permetti? Via. E mi sa che mi devo curare. Mi sa di sì. Glu 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 glu. Ok. Bene che l'ho detto 10 secondi fa. No, vabbè, non è troppo complesso a livello di combattimento e mi stava distruggendo. Allora, io devo andare effettivamente di qua. Però, siccome è dove devo effettivamente andare, vorrei un attimino esplorare. Ora sta sboccando. Vorrei un attimino esplorare i dintorni prima di andare per dove devo. No, questo è chiuso. Qua. Ristorante. Ristorante che sembra pure inaccessibile, a meno che non ci si possa entrare. Non sembrerebbe. Da qualche altro punto, ma non sembra. Dove siamo? Questa è la Cat Street. Un po' ridere. Cat Street, ok. Old Bakery Cafe. Ah. Che cosa c'è? Sento un suono di merda come al solito. Ah, merda! Madonna, che schifo. Mamma mia. La fedenzia, vabbè. Allora. E basta ora. Guarda. È nascondino, sta giocando. Che devi fare? Esci. Ti ho visto. Madonna. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 27, 31. Penso sia andato, ok. Allora, questi si rompono per sicurezza. Infatti c'è qualcosa. E là. Bevanda. Ok. E moneta? Oddio, ma si apre sta porta in qualche modo? Dobbiamo... Sento... Aspetta! Merda, lo leggo dopo. Sentivo la roba. No! Vai là. Oh cazzo, avevo visto che stava per partire. Madonna mia. Mangiato pesante. Via. Ok. Ah, vaffanculo, va. Allora, aspetta. Ho trovato. Dobbiamo andarcene, incontriamoci lì. Outside apartment. No, mi serve una chiave, giustamente. Questo. Ok, continua a non capire la... l'utilità, cioè cosa vuol dire. Però vabbè. Allora, aspetta. E qua è chiuso. Ok. Vabbè, dai, andando per esclusione. Questo qui. Questo figlio di puttana. Sta meglio di me. Troppa esperienza. Troppa esperienza. Guardate. Sì, ti vedo già. Sì, sì, vabbè, vedete. Cosa sono? Non dovrei passare. Non so perché, non lo farò. Non puzzano, ma è come se puzzassero. Non hanno alcun odore. Mo. Ma te pareva! Ma te pareva! Pezzo di merda! Non ho parole!
E con tutto che lo sapevo mi sono spaventato lo stesso, va bene. Giusto così. Ok, non si rialza. E quindi, considerando che qua era tutto chiuso, direi tornare indietro. Ma ancora! Cosa? Cosa? Perché? Perché si è rialzato? Ma che cazzo stai facendo? Ma poi la telecamera ha dato qualche segno di difficoltà. Ma perché si è rialzato comunque? Non è quello che avevo ucciso? Magari era un altro. Non lo so, ho avuto un momento di... Un momento di... Un momento di, esatto, di quello. Non mi vengono le parole. Ma che cazzo stanno... Ma che fa? Fumano, che fanno? Allora, aspetta, aspetta, che qua mi sono un attimino... Allora, io non penso di poter andare a sto punto. Facciamo un tentativo qua sopra, a livello proprio esplorativo. Gli diamo un'occhiata veloce, ma... E te pare. Vabbè, ma oddio, ma... Toglierli di mezzo non è male. Ma vedete che ripassate l'alternativa di equipaggiamento? L'avevo capito. Porca Eva. No, aspetta. Curati, curati, curati. Via. No, due no. Merda, questo è terribile. Lui deve andare. Ok, spero sia morto. L'altro. Però James, dobbiamo colpire i nemici. Sennò diventa complessa. Si è rialzato. Madonna. Via. Madonna. Chi è? Ok. Ok. Io direi... Anche che magari c'è qualche cosa dentro le macchine. Una cura. Un... D'altronde ha dato il consiglio, quindi magari lo ha dato perché è il momento dove sfruttarlo effettivamente. E... Va bene. Allora. Ma io non capisco perché cazzo si stanno rialzando. È una novità questa. Cerca di stare morto perché sei morto, porca merda. Ok. Avranno questi momenti di... Capito? Di... Non mi viene sempre il termine, non so cosa dire, quindi vabbè, dico momenti di... Momenti di... Hanno dei momenti. Groovy Music. Io sento la radiolina. Ed è anche abbastanza forte. È abbastanza forte perché c'è un pezzo di merda. Che si è rialzato? Ce n'è un altro. Cazzo, sono due. Terribile. James. Terribile. E sboccano attraverso... No. Tu non l'hai capito. Via. Questo deve andare. Prima di subito, perché qua va a finire... Di merda va a finire. Via. Ok, ora. Merda. Via. No. Via. Merda. Ok. Allora. Fin quando è uno, è gestibile il discorso. Fin quando sono due, ma difficile. Beh, diciamo che comincia a diventare difficile, giustamente. Ma una torcia non l'abbiamo, vero?
No, sembrerebbe di no. Documento. L'altro giorno è arrivato il custode, era ubriaco e piangeva, aveva in una situazione proprio in un mood positivo. Aveva con sé la metà di un disco, la metà, e gridava che avremmo dovuto ripararlo. Ho pensato di aiutarlo per farlo stare zitto. Ah, questa è, chiamasi empatia. Questa è proprio l'empatia at its finest, ok? Stavo per prendere la colla nell'armadietto, ma a quel punto si è reso conto che aveva con sé solo una metà ed è corso via. Non si può fare molto per il disco, ma forse puoi chiedere al Nili quando sei lì. Potrebbe essere uno dei loro dischi. Quindi mi stai dicendo che lo dobbiamo ritrovare l'altra metà e lo dobbiamo riparare? O sti cazzi, perché non importa effettivamente ai fini di trama. Cos'è questo? Questa è colla. Vinilica, sì. E la colla serve a qualcosa. E infatti l'ha presa. E qua c'è la parte del disco. The Long Way. Disco in vinile rotto. Ok. Perfetto, James. E qui è tutto meravigliosamente chiaro. Così si fa. No, più che altro alla ricerca di anche. Perché non vedo un cazzo, perciò se magari dentro c'è una bevanda salutare, io nemmeno me ne accorgo perché è scuro come la merda. Va bene. La musica è in grado di riportarti a quei magici momenti che credevi di aver perso. Ok. Questa sblocchiamo semplicemente per arrivare da questo lato. Ok, quindi abbiamo una parte del disco, ma manca l'altra parte. Ho un dubbio. Ci sono i segni di spunta sia al caffè, però al Barnilio ci devo andare. Lui ha detto che nella nota diceva come. Aspetta. Puoi chiedere al Barnili. Forse. Ok, potrebbe essere uno dei loro dischi, quindi in ogni caso lo devo portare là. Ma è una cosa secondaria o prima? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 ok. E mo' hai rotto i coglioni, fattelo dire, eh. Adesso hai rotto le palle, seriamente. Ok, rimani morto. Quindi. E mi sa che è rimasto solamente il Barnili. Non c'è più niente qua, giusto? Se io vado un po' più avanti qua. No, perché c'è. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. La porta che compare nel buio e si apre sugli incubi. La porta che compare nel buio. Si apre sugli incubi. È apribile al buio. Deve fare notte. C'è un cambio di qua non ci sono stato, ok. Un cambio poi di la fascia oraria. Ah! Madonna, gli scarafaggi di Fallout ci sono. Ok, ho visto che c'era la pozzetta. Ben accetta questa, ben voluta. E quindi. Ok. Pff, non c'è niente qua. Oltre a ste robe non dovrebbe esserci nient'altro. No smoking inside, ma è chiusa. Ok, no, vabbè, non c'è altro. È rimasto il bar. È rimasto il bar Nilaya, quindi. Direi andiamo là.
Ok. Allora. Barney Lai, eccolo là sotto. E via. Mi sta prendendo. Ma che cazzo sta facendo? Ma qualcuno mi può spiegare perché minchia sboccano? Guarda che ci muoio, guarda come ci muoio. Oddio, ma ancora. Io sto morendo? Io sto morendo? Perché continua a sboccare? E come dovrei colpirlo io? Merda. Aspetta, aspetta, perché mi sto un attimo impanicando. Allora, è una situazione complessa. Dov'è il bar? È sotto. No, non esiste questo discorso. Mi hai fatto buttare tutte le minchia di cure. Via, per forza. Ma che cosa... Non ho capito questo discorso, comunque. Non l'ho tanto capito. Oh, merda. Situazione tragica. Merda. Aspetta, perché mi sento veramente poco sicuro. Ok? Per favore, crepa. Ma crepa però vuol dire crepa, non che poi vi rialzate, porcaccia mignotta. E qua ora la situazione è una merda. Non ci voleva quello stronzo là che ha cominciato ad eiaculare. Ma non ho parole. Porca merda, veramente. Ragioniamo, andiamo. Cerchiamo di mantenere lucidità. Lucidità. Ecco. Cazzo. Ok. Non mi sento più sicuro delle mie capacità. Merda. Oh madonna. Non ci provare. Ok. Non ho capito per quale motivo ad un certo punto si rialzano anche. Non... credo sia morto. Non capisco più quando muoiono effettivamente. Quindi va bene così. Io ne sento un altro. Io non ho parole. Uno, due, boom. Ok. Oh merda. Ok. Non ho parole. E abbiamo un piccolo problema, Watson. Io non ho più cure. E la situazione comincia ad essere poco gestibile. Interessante. Ma quanto è vero Dio, io lo finirò difficile. Ok. Va bene. Niente, mi attirano sempre queste lattine che rotolano. Per favore, non mi mettete robe, vi prego. Non è il momento proprio. Sposta telecamera. C'è un... Ok, si può strisciare dalla... Ci si potrebbe strisciare, effettivamente. Oh, cazzo. Io nel dubbio picchio ora, perché questo mi sa che... Non va bene, ok. Maria, santissima, grazie. Pozioncina... Senti i morsi della fame? Non riesci più a resistere? Che aspetti? Happy Burger, dove troverai tutto ciò che vuoi. Sei di corsa?
prendi qualcosa da sporto. Ok, Happy Burger. Happy Burger, il competitor ufficiale di McDonald's. Io lo sapevo, cazzo. Bello che t'ho picchiato fino ad ora, porca mignotta. La radio ancora va. Quindi mi sa proprio che ce n'è un altro. E infatti. Allora, salve. Vorrei ordinare. Sì, eccomi. Sì, sono qui. Allora, dicevo, vorrei ordinare un Happy Set, un Happy Lux a 4,99. Oh, ma vabbè, tacci tu, me lo vengo a fare io. Eccomi. Com'è? Il mio panino? Dov'è? Stronzo. Ah, è andato in cucina giustamente a farlo. Ecco, forse. A livello di sanità io qui un controllino lo farei, eh. A pezzo di merda, scusami. No, entro io in cucina, va bene. Entro io, sto io in cucina, va bene. Ok. Madonne. Quanta cazzo di vita hai, me lo spieghi? Vai a fare in culo, veramente. Ah. Madonna, quanta fatica che fa James. Ok. Va bene. Allora. Ok, qua ho visto, esatto. Ci si striscia. E ok. E quindi ci si striscia per avere una siringa. Ma comoda. La porta la sblocchiamo da questo lato. Cosa buona e giusta. E basta. Però non c'è. Però non c'è il segno di spunta. Quindi realmente è finita come location? Oppure sto mancando qualcosa? Perché secondo me sto più che altro mancando qualche cosa. Non va a dire niente. Ma non so. Direi usciamo. Madonna, ho perso una diottria. Più di una, anzi, nell'occhio destro. E allora, se io provo ad andare tipo di qua. No, ok. C'è un altro di questi camioncini dei corrieri. E qua si arriva dall'altro lato praticamente della Sander Street. Sento. Infatti. Cazzo. Sei tu? No, merda, è un altro. Oh, merda! Ok. No. Scappare. Che cazzo fai? Per spingere rapidamente. Perché mi aveva beccato? Vabbè, tieni. Ma porca puttana, comunque incredibile ogni volta. Sì, ma c'è ancora la radio. C'è ancora la radio. Laido pezzo di merda. Cosa sono questi? Ho controllato dal 0000 al 4013. Ci sono volute quasi 2 ore. Sono dovuto scappare. Contesto qual è? Dal 4014 al 4439. Sono dovuto scappare di nuovo. Manca così poco, me lo sento. Biglietto con codice.
Vedrai, prima o poi vedrai. Che cos'è questa cosa? Va, biglietto di Sandel Street. Comunque mi ha messo in una condizione poco carina e io non ho una bevanda. Comunque è un tap per usare la bevanda e tenere premuto per usare proprio la siringa, che è più potente effettivamente a livello curativo, quindi va bene. E io però non vorrei usare la siringa in questo caso. La vedrei un pochino sprecata, quindi cerchiamo magari. Oh cazzo. Dicevo, cerchiamo magari. Ecco, vabbè, liberiamo degli scarafoni. Cerchiamo magari di beccare esplorando una bevanda semplice, no? Una di queste sempliciotte. Che non sembra esserci. Allora, oltre a quella principale del Barnili, come location, è rimasta Happy Burger. Happy Burger sì, era entrato. Ok, la strada di St. Paul, e ci sarebbero gli appartamenti Soul Street. Appartamenti Soul Street. Che però. Ma, vediamo. Allora, intanto dove minchia sono che sempre mi perdo? Ah, sinistra per provare a vedere se può esserci qualcosa di utile. Ok, c'è il muro, si chiude. Qua. La speranza nell'immondizia di beccare qualcosa, no? Stavo scherzando, va bene? Qui? No. Allora, e qua è tutto bello che è chiuso. Cos'è sto suono? Ah, diciamo che se prendo il colpo mi curo, va bene. Mi concentro perché qua va a finire di merda. Ok. Merda! No, questo non doveva succedere. Curati, curati, curati. Ok, vabbè, me l'ho dovuto usare perché stava a crepa. Ma come che cazzo fa? Continua a venire. Allora. Appartamenti Soul Street. Questa? Si apre. E non me l'aspettavo. Aspetta, 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 aspetta. Questa è una cosa che mi terrorizza. Non. Sta cosa che continua. Ok. Sta cosa che. Non mi aspettavo. No, basta, vi prego. Va bene, e qua non c'è niente. Aggressivi, ma non il cadavere, porca merda. Ok. E qua è andata bene, dai. Però colpiamolo, James. James, 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 stiamo facendo delle cagate una dopo l'altra. Ok. Un altro, sento cose. Non è possibile, eh. C'è un altro, eccolo qua. È una brutta posizione per combattere, è terribile come posizione. Via. Portiamolo qua. Ok. Perfetto. Vedi di crepare. Ok. Allora, mi devi ricompensare in qualche modo. Non mi puoi prendere per il culo in questa maniera. Ah, roulotte.
Questo posto, tutto ciò che ho sa che ha saputo, che ho saputo, saputo offrirmi, è stato dolore e miseria. Biglietto della roulotte. Niente. Ah, grazie. Almeno. E poi. Ma qua non c'è nient'altro. E qui qui si chiude, si chiude, si chiude. Beh, diciamo che è stato. Ok. Allora, c'era un cadavere, infatti. E ha un biglietto. Che cosa? Vecchia mappa. Aspetta. Aspetta perché sto capendo più o meno una minchia. Sono dei posti. Sono i posti già più o meno visitati. Però che è risegnato. Mi sa che. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua il biglietto. Scriverò ciò che ho preso finora. Forse potrà aiutarti in qualche modo. Se stai leggendo è probabile che già sia morto. Va bene, ok. Ma c'è un altro anche qua. Sembra siano attratti dalla luce, anche dai rumori forti. Se vuoi sopravvivere, resta al buio, in silenzio. Consiglio importante. Anche se forse morirai comunque. Tiè. Tiè. E un altro. Possono essere uccisi, basta che rimangano a terra. No, me ne sono accorto, che devo stare attento a terra per essere morti, me l'ero data. Hai segnato qualcosa sulla mappa? Sì. Allora aspetta. Aspetta. Perché sono segnati sia il bar, sia gli appartamenti Soul Street. Allora, siccome gli appartamenti credo sia una zona un po' più elaborata, io direi di andare prima a dare un'occhiata al bar. Lui qua continua a. Va bene. Ok. Quindi dobbiamo girare a sinistra. E continuare per di qua fino al bar che sta qui effettivamente. Il bar è questo, no? Sì. Aperto? Aperto. E c'è un salvataggio, cazzo, grazie. Salvataggio. Allora, aspettate. Non so che gli sia preso. Ha iniziato a spaccare tutto. Ho dovuto cacciarlo via. È scappato, gridando che avrebbe sistemato le cose. Ho recuperato il più possibile, ma non ho ancora trovato uno dei pulsanti. Metà del disco è ancora dentro, ma manca l'altra parte. Ma quella che abbiamo trovato già da quel lato, un'altra parte, nell'altro bar. Era quello? Credo l'abbia presa lui. Ora che ci penso, è corso verso il Groovy. In ogni caso potresti andare a vedere come sta, per sapere se sta bene. Vive in Soul Street, vicino alla farmacia, appartamento 9. È la nostra prossima location? Allora, intanto prima di salvare. Sì, mi sa che se l'è segnato, infatti. Prima di salvare. Cazzo, cazzin, cazzin, cazzo. Un jukebox? Non è l'altra parte? Il scrivini è rotto. Ok. Per combinare oggetti, infatti. Allora, aspetta, 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 aspetta! Cazzo, aspetta! Questa non penso si possa aprire con un disco in vinile. No, ma con una moneta sì. No, vabbè. Allora, salvo. Facciamo le cose con un certo ordine, ecco. Ho salvato in quello nuovo, sì. E allora io direi di combinare la roba. Quindi, combina.
E la colla. Eccolo! The Long Way Home. La lunga strada verso casa. Ok. E quindi ora funziona. C'era un buco qui, ora non c'è più. Ok. Mettiamo il disco. No, lo devo mettere però, certo. Dove cazzo? Dove che lo metto? Com'è che lo metto? Allora, mi sto sentendo un po' rincoglionito. Il disco ce l'ho incollato. Ok. E teoricamente non dovrebbe andare bene a questo punto. Non dovresti metterlo nel... Madonna, ma tutto sto bordello per fare cosa? Scusami, per mettere il disco. Mamma mia. Oh, merda, che cos'è questa cosa? Calma. Primo enigma. Cosa consiste? Fammi capire. Intanto capiamo in cosa consiste, qual è la situazione. È un jukebox, è uno stereo. A, B, C, 5, 4... Manca. Credo proprio. Intanto ho messo la monetina. Ok. Allora va bene. Ma presumo in ogni caso. Aspetta, è numerato. È 1, 2. E nel 2... Nel, allora, C blu... C, no? Mettiamo caso. C. Sul 2... Ecco, infatti. È dove teoricamente il gancio dovrebbe andare a prendere il vinile, poi il disco. Però manca proprio il tasto, il 2. Quindi di conseguenza al momento mi sa che ci si può attaccare alla ciolla, quindi non è una cosa da poter fare ora. Va bene, bene, almeno sappiamo. Cosa hai segnato? Jukebox, appartamenti, mercato grande, c'era il punto interrogativo, non ricordo perché, però mi sa che devo andare all'appartamento. Proverei all'appartamento. Ok. E andiamo, dai. Allora. Qui, sì. No, sti suoni, va là. Ok, c'è un... C'è lo schifo, ecco cosa c'è. Ok, entriamo. Ho visto un brattone gigante in fondo al corridoio. Bene. Questa è chiusa. Ha preso l'arma per questo? Ok. Fino a quando non suona più, a me va più che bene, onestamente. Due. Questa. Spingi. Ok. Cinque. Appartamento, chiave dell'appartamento, sì. Sembra se esserci tanta altra roba. No, invece... L'inquilino dell'appartamento 5 ha lasciato la chiave. Dice che c'è una perdita dal piano di sopra. Bisogna controllare. Ok. Ok. Ok.
E qui un quadro elettrico un po' sfottuto. Va bene. Allora, era il 5. L'appartamento era il 5. Però intanto io andrei in ordine di situazione qua, partendo dal basso e andando poi a salire. Qui c'è una porta apribile, mi sa. Questa? No. Andiamo per esclusione. Questa? Ok. Aia. Aia. Dove? Dove? Ok. Siringa, perfetto. È uno scontrino. Relevmid per 3. 48 dollari e 21, Barrelmin per 3, 96 e 14, Valprazi, che cazzo è? Xalprazinax per 3, 24, 51, Imatnelimed per 3, 282,81, quanto minchia costa? Totale 451,67 dollari, ma credo sia una Green Pharma, è una farmacia. Sì, sono dei medicinali, antibiotici. Ok. E conoscere questi dati è utile a qualcosa per caso? Perché io, messi così, sono solamente piano. Ah! Ok, vabbè, appartamenti Soul Street. Dobbiamo comunque salire perché c'è tanto da fare. Ah! Che schifezza ogni volta! Allora. Un attimo che qua devo, oddio, mettere questo sotto. Aiuto! Ok. Aiuto, ok. Stava cascando tutto. Allora, sono salito da qua. Ok, e se io... Sei, no, chiuso. Penso siano tutti chiusi, se non poi quello da dover aprire effettivamente con la chiave. E invece no, qui si può strisciare. Qui si striscia. Posso rompere? No, ok. Documento. Non c'è più dubbio, viene da quell'appartamento, continua a dirglielo. Perché non fanno qualcosa? È insopportabile. La sento penetrare nella mia pelle e spingersi nei miei polmoni. Non è tanto normale però sta cosa. Biglietto di un inquilino. Solo per il biglietto? Una porta, no, ok. Che vabbè, teoricamente ho aperto esatto solo da questo lato. Poi... Che cazzo guardo la mappa che sto qua dentro? Vabbè. 4. Non si apre. Qua non c'è niente. Qua. Il 5. Allora, prima di aprirla, considerando che sia una roba principale, vorrei capire se qua sopra mi attacco. Esatto, va bene. Quindi sicuro devo andare lì. Ecco. Quindi... Apriamo a sto punto. Chiave dell'appartamento. Ok. Ah. Aia. Cazzi. C'è qualcuno. Va bene. No, 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 James, non dobbiamo fare ste cacate. Siamo venuti da qua. Grazie. Quindi torniamo e andiamo qui a sto punto.
finestra, penso si debba si deve uscire, sì. Tolgo il penso, si deve uscire. E allora, che cazzo era? Ok. Allora, questa si può tirare giù? Porca merda! Vabbè, non lo fa. Vabbè, non ci si interagisce. Ok. Qua, varie finestre. Saia. Piano. Si entra da qua. Yella! Siamo appena rimasti fottuti? Siamo appena rimasti fottuti, bene. È tutto abbastanza illeggibile, ma poi è arrivata lei ed è andato via tutto. Tutto ha riacquistato un senso, illeggibile, illeggibile, è questo posto, non posso affrontarlo. Devo schiarirmi le idee. Rapida sosta al Texan, poi andiamo. Ok. Sento suoni strani. Che cazzo è stato? Io questa porta la controllerei all'ultimo, non so perché ho strane idee. Un bel buco. Oh, Madonna, Madonna, l'audio, le orecchie mi stanno esplodendo. Ok, calma. Qua che c'è? Aspettate, perché adesso non che cazzo succede? E io so che quella roba là è merda, ma che. Sono cagato addosso. Quella roba là è principale. Quindi aspettate. Questa cos'è? Perché scendi per andare dove? Merda, io ci sto capendo una sega. Allora, secondo me questa è una shortcut. Quindi scendo un attimo per capire, più che altro. Scendiamo e capiamo. Allora, dove sono? È una shortcut, ok. Vediamo dove tira fuori effettivamente, dove spunto. Ok. Praticamente fuori dagli appartamenti, però uscendo da questo lato. Va benissimo così. Devo risalire e vedere cosa si nasconde. C'è sia la porta che il buco nel cesso, quindi. Vediamo. Io prima proverei ad interagire con il buco. Forse è stata una stronzata. Cerca. Ancora? Mi fermerei. Ancora? Cerca. Il 2! Il tasto! Ok. Perfetto. La porta? Ecco. Eviterei. Eviterei. Infatti. Ah. Subentra il buon giudizio di James. Ora direi abbiamo trovato quello che dovevamo trovare, quindi ci possiamo calare via dalle palle. Perfetto. Qua intanto è tutto perfetto. Ok, via. Calma sempre con sti minchia di suoni. Allora, dov'era il Barney lì? Ok, perfetto. E andiamo. Shoes, can shoes. Questo è chiuso completamente. Questo è Happy Burger, ok. Vabbè, andiamo di qua. Tosto, eh?
Allora, io risalverei questo punto. Madonna, la vista, ok. E mettiamo questa volta il tasto sul jukebox. Dov'è? Eccolo qua. 2, piccicolo, direi, come dicevo, C2. Che cazzo di genio. Un attimo, accendo la lampadina perché comincio a non vedere una sega. Ah no? Day there. Just the two of us staring at the water. Ecco. Chiave. Chiave del bar Neely. Ok. E apre quella porta che c'è qui praticamente. Ok. Perfetto. Via allora. Vediamo cosa si nasconde. Allora. Penso si sa... No? Aspetta. Qui si può aprire? No. Quindi, vuoi o non vuoi, si entra qui. Per arrampicarti, ok. Ah, curetta. Esatto. Bevanduccia. Sempre comodo. E qui che abbiamo... È tornato dopo che te ne sei andato, tranquillo, non ha provato a fare nulla, sembrava solo triste. Ha farfugliato qualcosa sul voler uscire dalla città con qualcuno, non potevo lasciarlo guidare in quelle condizioni, così l'ho chiuso fuori, sembra giusto. La sua auto dovrebbe essere sul retro, domattina magari controlla se c'è ancora, e quella blu verdastro, la targa dovrebbe finire con 06. Blu verdastro, la targa dovrebbe finire con 06. L'ha segnata? Sì, sì, l'ha messa là, eccola. Macchina blu verdastro. E andiamo alla ricerca, quindi, della macchina blu verdastro. Qua non c'è nulla, qua non è niente. E usciamo, quindi, di nuovo. Ok. Allora... A questo punto... Ah, dovrebbe essere qui praticamente. Vabbè, in zona. Ma intanto vediamo se c'è qualcosa qui dentro. Si sa mai. Magari colpiamo le macchine, James. Ah. Sempre. Ok. Mamma mia. Fanculo. Allora. Intanto voglio capire
se c'è roba dentro i veicoli o nei paraggi dei veicoli. Questa è chiusa. Potrebbe essere lì dentro. Beh, ora capiamo. Ma buono, buono. Cominciano a ripristinarsi un po' le risorse. Ok. Ci sono alla fine in giro, quindi va bene, è fattibile. Targa 06? Questa. È questa, no? Così con le mani proprio. Vabbè. Che cazzo è sta? Fermati, fermati, fermati. Mi sono... Oh cazzo! Via! No 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 no! Via 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 via! Che minchia sta succedendo? Merda, non mi posso fermare! E aspetto, era un grande cazzo di problema! Merda! Posso? Ok, allora aspettate. Alt. Ragioniamo. Ragioniamo. Dov'è? Aspettate, cazzo, mi sono... Di qua? No! Oh, merda! Va bene! C'è lo sboccatore supremo! Ma cazzo di caciara che sta succedendo, ma che è? Dovrebbero essere qui in zona, eh? Questi davanti? Ti prego. Che la situazione è terribile. Per favore, per favore. Cazzo si... Entra! Chiudi! Aspettate. Calma, è stato un momento... concitato. Ok. Allora. Dove siamo? Gli appartamenti del... Non ho però una mappa per questa zona. Continuo a non avere più che altro una... Forse questa è la mappa. Sì, ok. Del primo piano. Ah, del secondo piano. Questo è il secondo piano. Terzo piano. Ok. Allora, allora, vediamo un po', quindi salviamo. Ovviamente si parte dal primo piano per poi andare a salire. Una lettera? No, non è una lettera, scherzavo. Spacca la TV, non volevo, stavo scherzando, però va bene. E qui?
cos'è? Che diavoleria è questa? In 5 fori, 3 brillanti monete. Prima sotto l'albero la fanciulla vedrete. Soffia il vento da dietro la fanciulla, un bel fiore cresce solo nell'erba tranquilla. Arriva poi l'uomo, raffinato e bello, alla pallida luce della luna, i suoi occhi lucenti come cristallo. Allora, si parte esatto dal presupposto che già devo trovare 5 robe, 5 monete, e poi metterle in un determinato ordine. Ma quello che io mi chiedo è, non c'è una minchia di luce in questo, una torcia a petto, una, cioè io non vedo una minchia, onestamente. Allora, porta, nessun oggetto, giusto? Sento la radio che comincia a grattare, non si vede una sega, comunque confermo. Proiettili per pistola, ma io non ho una pistola. Due, cosa vuol dire che sono due, scusami, cioè due che sono due colpi, due proiettili, due di numero proprio. E io che cazzo ci devo fare con due proiettili per pistola? Sempre nell'ipotesi di trovare la pistola, effettivamente. Me li sparo nei piedi tutti e due? E questi non sembrano tanto... Buio pesto! Quattro pozzoncine. Gentile signora, a seguito del suo reclamo relativo agli spari provenienti dall'appartamento 217, abbiamo fatto visita all'inquilino, il quale ci ha garantito che non possiede armi da fuoco. Si è dimostrato del tutto collaborativo e ci ha permesso di entrare nel suo appartamento. Come ci aveva detto, non abbiamo trovato armi né tracce di utilizzo di armi. Se i rumori dovessero persistere, le chiediamo di informare il custode. Cordiali saluti, appartamenti Woodside. Vabbè, c'è gente tranquilla. La nostra zona, esatto, stavo per dire l'appartamento, quindi 217. Non vedo, c'è la scritta davanti, non leggo. Ah no, che la roba delle monete. Penso l'abbia segnato nell'altra. Sì, ok, però devo salire al secondo piano effettivamente. Quindi ok. Questo dovrebbe essere teoricamente il piano terra, giustamente. Salendo ci dirige. Hello? Is anyone there? Ok. Dicevo, salendo, no. Cioè, secondo, ok, e aspetta, nessun oggetto, serve una chiave, ok, va bene. Ma chi è? Si era chiusa la porta, mi ero cacata addosso. Manichini. Chi è? Niente. Allora. Niente. Cosa ho preso? Ah no, che la pozioncina. E qui che c'è questa luce rossa, dove proviene? La torcia! Ok! Allora, aspettate. Torcia. Chi è? Ho capito, sì. James, prendila. Ma porca!
Bene. Ma che cazzo? Oh! Minchia di... Madonna, mi ha distrutto! Un attimo che mi ha distrutto! Aspetta, 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 ma sono devastanti! Porca puttana! Va bene? Ho usato, vabbè, la siringa perché stavo morendo, ma mi ha distrutto comunque. Pezzo di merda di un manichino. Ciute. Chiave del cortile con lo scivolo. Ok. Sembrano quelli di Mary, perché li aveva anche nella foto, credo siano quelli effettivamente. Questi in foto. Sì, il colletto con i fiori dovrebbe. Sì, questi. Ma c'era bisogno, come se è devastante comunque. Ma ha distrutto con uno o due colpi. Questa cosa mi terrorizza adesso. Allora, stiamo molto calmi. No, che dobbiamo andare con un criterio. Penso sotto possa servire questa chiave. Ma ora vediamo. Nel frattempo, io nel dubbio dove posso provare. Magari sopra? Perché sopra? E perché dovrei poter andare sopra e non sotto? Bah. Allora, io risalverei più che altro perché mi ha devastato. Mi ha devastato. Non me l'aspettavo. Va bene. Cazzo. Per qua, ok. Cortile con scivolo, con lo scivolo. Poi diciamo che non me l'aspettavo nemmeno per come è uscito fuori, cioè mi ha un po' colto di... Un po' tanto colto di sorpresa, eh? Però vabbè. Questo si può spingere. Sì, per entrare, ok, lì dentro e basta. Sembrerebbe di sì. Qua niente, no, niente. Va bene, direi. Ma va bene. Spingiamo. Via. La radio, cazzo. Questi mi. Calma. Calma. Omicidio dei fratelli Locane, Locane, i responsabili si suicida in prigione. Walter Sullivan, responsabile di un recente cazzo di omicida, cos'è stato? Ah, io direi prima cerchiamo la fonte del bordello. In modo da evitare. Ma se sei solo tu. Perfetto. Ora possiamo andare e leggere.
responsabile di un recente caso di omicidio, è stato trovato morto nella sua cella la mattina del 22. Secondo il comunicato della polizia, la morte di Sullivan è stata causata dal dissanguamento dovuto alla recisione della carotide con un cucchiaio conficcato 5 centimetri nel collo. Un cucchiaio, ok. Sullivan è stato arrestato il 18 di questo mese per il brutale assassinio di Billy e Miriam Locane. Locane, facciamo finta sia Locane. Un suo vecchio compagno di scuola di Pleasant River, al quale Walter Sullivan non è mai parso come qualcuno capace di uccidere bambini, afferma di aver visto Sullivan in preda a una forte paranoia poco prima del suo arresto. Il compagno di scuola ha dichiarato: farfugliava cose strane, come sta cercando di uccidermi, mi vuole punire. Il mostro, il diavolo rosso, perdonatemi, l'ho fatto, ma non sono stato io. Il compagno ha poi aggiunto: ora che ci penso, era un po' pazzo. Era un po' pazzerello, un po' particolare, un soggetto. Sono i miei passi, sì. Un soggetto un pochino così, ecco. Quindi altri colpi di pistola che non abbiamo, ma due al solito si intende sono due colpi di pistola? Perché due colpi di pistola sembrano pochini, però vabbè. Vedete come interagisce con le porte, James. Allora io direi entriamo qui. Merda! Porca putt... Va bene. Ora basta però, eh! Ma vaffanculo, va là! Madonna, sono bestiali questi, veramente. Terribili. No, mi ha schivato! Non ho parole! Aspetta. Clamoro, intanto mi sono cagato addosso uno. Ah! Ma sono ancora nella merda, quindi ricurati. Però non si possono fare queste cose comunque. In questa maniera, dai. Dai. Così. Così me lo dici. Altri due? Altri due, va bene. E sono ancora un po' così, ecco. Allora. Comunque continuo a non avere questa pistola, è una cosa che un po' mi preoccupa. Dove sono ora? Ok, ecco dove sono. Allora. Comunque, loro sono veramente terribili e bestiali, cioè non lasciano scampo. E qua che cosa c'è? Una chiave. Stronzetta! Ma sta stronza, va bene che. Va bene, bambina, ma. E ho capito, a parte la presenza, no, di una bambina, però. Ma che stronza comunque. Diciamo che questa cosa mi ha lasciato un po'. Non so che cosa. Allora, ok. Proviamo a tornare nella main hall. Vediamo. Ah, bambino. E provando a tornare nella main hall. Questa era chiusa? Mi sa che quella era chiusa. Quindi io risalverei.
Ok. Che cosa è stato? Aia. Oh merda. Ma due in una zona così stretta, un attimo. È già uno. Porca Eva! No, non me lo prendo questo colpo. Non me lo prendo, ho salvato ora, sfrutto il salvataggio, scusate, ma non... Non mi prendo questo colpo a cazzo di cane. Giocando... che cazzo fai, James? Ma io proverei... Magari più vicino... No, vabbè. Allora, andiamo qua. Che ora questa è aperta, giusto? Capito, però... È un inferno questo posto. Thank you. Calma con l'audio. Non è che fanno come prima, me ne buttano uno addosso di quelli dei manichini, no? Qui dove sono? Non riconosco tanto. Non so se ci sono già stato. No, penso di no, ok. Ok. Maniglia a forma di mela dorata. Ok, no, non c'ero stato comunque. Allora. Sento un po' la radio. Sento un po' la radio. Ah, è l'altra parte, dove c'era la bambina. Ok. Che c'è scritto? Ah, chiave del corridoio del secondo piano. Ok, perfetto. Ensemblumen. E Opus 82 numero 3 Robert Schumann. Ok. Sì. Ok. Non dà grandi indicazioni così uno spartito, va bene. Servirà qualcosa, ma al momento la sua utilità è minima. Cazzo, quanto buio. Quite the artist. Che artista. La bambina, no? Ok. Allora. Qua. Aspetta, c'è qualcosa. Ah, ok. Almeno. Qua sembrava esserci semplicemente il discorso del... La chiave, lo spartito, più che altro. Ok. Tornerei indietro. Aia. Merda. Ma diciamo che per combatterli è un posto parecchio schifoso. E ho capito. Oh, stronzo. Rimani morto. Ok. Allora, io risalverei un attimo. Perché mi sa che devo andare. Allora, come chiave ho questa, che però è per il secondo piano. Quindi però realmente questa l'hanno... si è aperta ora. Non mi ricordo questo corridoio. Merda, però questa cosa. Ok. Merda. Ed è praticamente obbligatorio come discorso, considerando
Ok. Considerando il posizionamento di merda dei nemici, ok, per favore, ok, oh no, e purtroppo ho dovuto usare praticamente le due cure, quindi va bene, per togliere di mezzo sti due stronzi è stato necessario. Allora, sempre i miei passi sono, no, perché va bene, che c'è nulla. Ah, San Valentino, ok, 4. Quattro? Cosa? Boom! Nel dubbio. Ok, siringa. Ah no, bevanda. Ah, stronzoni, mi hanno illuso. Qua non sembrerebbe esserci nulla. Allora. Ok. Se continuo di qua, questo è chiuso, quindi devo andare comunque necessariamente al di nuovo salire al secondo piano. A questo punto io risalverei un attimino, si sa mai. Tutto questo, io ancora non ho una pistola effettivamente. Trovo, magari trovo colpi, ah ok, devo cominciare a sovrascrivere, magari trovo colpi ma non trovo la pistola, quindi ok, direi si torna sopra quella. Mi devo ricordare anche di avere la, allora ho la chiave per il corridoio del secondo piano e la maniglia a forma di mela dorata e la famiglia a forma di mela dorata, yes, sì, la maniglia a forma di mela dorata e questo è il secondo piano, quindi là sotto. Per questa, no? Guardiamo la mappa. Ok. Ah, no, aspetta. Ok. Il corridoio, non la... Ok. Questa porta. Perfetto. Quindi questa. Sì. Progressi. Allora. Ora. Ma tu scherzi comunque. Lo sapevo. Se sanguina vuol dire che è morto. Spero di sì. Ma a me non possono far venire ora degli infarti comunque continui. No, non si... Ok, no. Mamma mia. Ok. Ah. Aia. Ah, merda. Oh merda. Oh.
Ok. Buh. E come ci si arriva? Quello teoricamente... Vedo una minchia. Fortissimo il suono qua. Oh porca puttana. Ok. Vado via. Scusami. Quindi aspetta, questo è proprio... Madonna che bordello che fa, oh, via. Pensando... Penso di dover scendere, salire. Oddio, non saprei onestamente. Salendo? Non penso di essere salito mai fino a qua sopra. Questa è chiusa. Qui. Altri colpi di pistola. Ok. Va bene. E basta. Quindi comunque il terzo piano è praticamente... Questo non è il terzo piano. Il terzo piano è questo. Non mi... E infatti il terzo piano è questo. Allora, ed è chiusa questa. Fino a qua ci siamo. Riscendendo, però, il secondo è questo, dove c'era... Il secondo è questo, dove c'è la maniglia... Dove c'è la porta chiusa, ma non è che magari devo usare quest'altra... Questa porta cos'era? Dove c'era la... No, ok, dove c'era la torcia. Ok. E qui ci siamo. Questa con la maniglia si potrebbe aprire? No, perché ha già una maniglia. No, una cazzata, infatti. Devo trovare una porta senza maniglia. Credo a sto punto di dover riscendere al... Primo piano, giustamente, perché non vedo tanto altro da fare, quindi riscendiamo a sto punto e qua niente. Che c'è scritto? Primo piano. Il primo piano. Allora c'è una porta là. Ok. Allora aspettate. Io risalvo. A sto punto. Che cos'era? C'è stato un suono strano. Risalverei qua. Ho detto. Che cosa stiamo facendo, James? Please. Scendi. Salva. Sovrascrivi. In fondo al corridoio, sì. C'è una porta da poter aprire. Teoricamente quella è una porta da poter aprire con la... Con un oggetto chiave. Quando è segnata con la sbarretta rossa. Stavo scherzando. Ok. No. Ricontrollando. Quelle sono tutte chiuse però. ...106, 107. Quelle sono chiuse. Effettivamente. Dovrei provare a farmi di nuovo un giro in queste stanze per ora.
Allora. No, qua no, qua è dove c'era la... No, il lato... non della bambina. Atkins. Dove sono qui? 109. 109. Il problema è che io non vedo nemmeno una grandissima ciosba con questo buio importante. Comunque io spero di trovare il meno possibile sti minchia di manichini perché sono devastanti. Questa cos'era? Questa da fuori. Ah no, da dentro in realtà, perché è quella dove... Oh, cassetto. Cassetto che non avevo visto. No, non c'è niente. No, qua nemmeno. Torniamo indietro. E cerchiamo di ricapire. Allora. Ok, ritorniamo direttamente. Allora. Torniamo nel lab principale perché... Quelle io non ho provato però. Aspetta, 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 aspetta. Dove sono? Qua sono, ok. Qua ci sono porte a destra. Dove sono? Dove le mette? Ok. Qua. No. Perché indica? Forse sopra? Tende quelle sopra? No, perché questa è la mappa del primo piano, quindi dovrebbe far vedere in base al primo piano. Chiusa, ok, S. Ma non è che devo... No. No, vabbè, sto andando... La rompe. Cosa c'è oltre? È tipo un giardinetto. No, ok. Allora. Questa non si apre. Questa è chiusa. Non è che qua... Sono perso effettivamente qualcosa. Questo sempre non credo di poter andare a fare qualcosa, no? Non ho capito questa maniglia io. Indaga. E ho capito, è da andare a mettere su una... Su una porta, sì. Ma quale porta? In ordine, normalmente, qua dentro cosa c'era? Questa era la... Qua ci sono... Oh no! Oh no! Oh no! Qua mi sa che non c'era andato. Madonna il danno che mi ha fatto. Ma che stai serio? Ma non ci posso credere. Mi ha dovuto far usare una bevanda. Sta bratta de merda. Ma dai. Non c'ero andato. Non ero venuto qua. Perché... No, c'erano colpi. C'erano nemici. Quindi no. Conti fatti non c'ero stato. Cos'è questo? Ti chiedo di spedire questi alla signora Milley della 102, mi sta facendo preoccupare parecchio. Sono giorni che si è rinchiusa tutta sola, tra
tra quelle c'è un frusaio e non vuole nemmeno spostarlo, e non sia mai che qualcun altro le sfiori. Mi si spezza il cuore solo a pensarci. 102. La 102. Allora, qui è tutto bloccato. Se continuo di qua, qua c'era stato, sì. Sì, perché dove c'era il pezzo di merda manichino, no? No, che dove c'era il discorso della maniglia, effettivamente. Qua c'era la chiave. E questo discorso del pianoforte che non me la conta giusta. Opus 82, numero 3, Robert Schumann. Opuscolo. Opuscolo 82, numero 3. Il disegnino. Boh. Quella è una radio. Ma onestamente, cazzarola, non so dove. Riguardando, mi pare Parco Rosewater. Ma sì, ma per arrivare al Parco Rosewater, terzo piano. Terzo piano è dove. Allora. Cento, questo è chiusa? Sì, è chiusa. Qui niente. Se io provassi a risalire un'ultima volta, là sopra non ha senso perché teoricamente era chiusa. Dov'era? Qua. Questa è chiusa completamente. Chiusa. Ancora più sopra non c'è nulla. E qui. E qui. E dove in fondo c'è questa porta? Qui. La 201. E qua, poi. Vabbè, qua è il discorso del manichino, il primo manichino. E qui è dove c'era. Ma non capisco, non può non essere. Non può essere fine a se stessa sta zona, solo a farmi vedere quel discorso là della pattumiera. Poi non vedo una minchia veramente. Buio completamente pesto. Qua riparte la. Magari questa. No. Qua di nuovo c'è. Il discorso qua sotto non posso. E qua di nuovo lui. Salve. Com'è? Madonna, il bordello che fa. Via, 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 via. Ah! Ah, cazzarola! Ecco! Me l'ero mancata questa. Me l'ero mancata. Però non vedo niente sempre, c'è un casino. Che cazzo mi sono cagato addosso. Basta sta radio. Mamma mia, che casino. Che c'è qua? Niente. Ok.
Niente, ok. Via. Qua niente. Qua? A causa della ricostruzione e strutturazione in corso, gli inquilini sono pregati di non accedere al terzo piano dell'edificio. Cordiali saluti, appartamenti Woodside. C'è il lucchetto, quindi vabbè. E questa è nuova. E già qui è zona nuova. Qua dove siamo esattamente? Ah, il secondo piano sempre, ok. E ci sono due stanze, questa e questa qui a destra. Ok. Colpi. Sempre bene, certo, due alla volta sempre sono un po' altri colpi, ma non c'è una pistola. Ci sono i colpi, ma non c'è una pistola, giusto? Eccola! Bene, bene, cioè bene, un po' mi spaventa sta cosa, però vabbè. Prendi, lasciamola. Tieni premuto L2 per prendere la mira, tieni, premi R2 per sparare. Classico, ok. Bella pistolozza. Ricaricare. C'è un po' di oscillazione, eh? Giuro, su tutto quello che è sacro, che non ho premuto R2. O è sensibilissimo l'R2, effettivamente, ma non l'ho premuto. Quindi comunque devo mirare, poi va bene. Se no non spara, altrimenti. E quindi... Che è stato? Ma adesso posso... Domanda. Se gli sparo? Che stronzata comunque. Questa è una stronzata, però va bene. Facciamogliela passare. Torniamo indietro. Qua c'è ora una luce importante. La televisione. Un attimo che devo accendere qua. Cos'è? Ok, basta? Questo? Ah, 212, chiave dell'appartamento 212, che stava dove? Sotto? No, è quella di fronte praticamente, ok. Quindi usciamo e entriamo qua dentro. Aiuto. Ok, bevanda, bene. Ah, un po' fuori. Oh, un po' d'aria. Oh cazzo! Allora non so quanto può essere performante la pistola. E io onestamente fino a quando posso... Merda! Fino a quando mi posso mantenere con le armi fisiche volentieri... Minchia! Va bene. Però contro questo... Ma veramente? Ma dietro questo è veramente bestiale comunque. E ci muoio? Sono morto! Sono morto! Ma c'è stato un salvataggio, vero, qui vicino?
Sì, ok, c'è stato un salvataggio. Ma porca puttana comunque! Ma i manichini, ripeto, clamorosi. Clamorosi. Boh. Vabbè, di nuovo qua riprendiamo la chiave. Riesaminiamo il disgraziato. Vabbè, salta a sto punto. L'ipotesi poi dovrebbe dovesse nell'ipotesi dovessero succedere altre cose. Cazzo di manichini non lo so onestamente come dovrebbe fare uno. Cioè, saltano addosso con una violenza inaudita. E non vale nemmeno schivare, perché poi effettivamente sono subito lì. Vabbè. Proviamo. Vediamo la pistola. Oi! Ah, cavolo, è morto? È performante. È molto performante la pistola. Chi c'è? Lui è morto, vero? Ma mi sa che c'è qualcun altro. Mi sa che c'è altra merda. Se sono i manichini comincio a sparare perché sono bestiali effettivamente. Se sono gli stronzi che sputano. Ecco, questi posso anche evitare. Beh, questi dai. Però non devi alzarti in piedi, scusami. E che stronzo che sei. Ok. Vabbè, si è alzato in piedi, che cazzo. Ma se dovessi. Oh merda, vabbè. Non vedo niente la telecamera, per favore. Va benissimo. Oddio, la telecamera, please. Ok, madonna mia. Ah. Mi devo curare comunque. Va bene. Madonna mia, una scorciatroia. Ok. Allora aspettate. Io direi. Cosa buona e giusta. Scendiamo di sotto. Sì. Direi, si salva e ci si saluta. Perché è bello intenso, dai. Quindi, salviamo. Ah. Via, io direi a sto punto che da me e dal buon James, che non ha intenzione di guardarvi minimamente nemmeno per salutare, è tutto. Ci si ribecca su YouTube a sto punto, ma si va a caricare. E a sabato, effettivamente. Sì, perché saltano domani e salta dopodomani, quindi. Direttamente sabato a questo punto, sempre dalle 16 alle 19, a questo punto sempre su Silent Hill. Quindi un risaluto. È bella. Bella. Boh.